weekend. Baby, we found love right where we are. And we found love right where we are. We found love right where we are. E la ricerca dell'amore adesso è molto più semplice: mandare un WhatsApp, un SMS, un instant message, un messaggio Facebook, Twitter, in messaggeria privata per dire delle parole dolci. Non accadeva così tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento italiano, con questo carteggio, questa storia d'amore tra Federico De Roberto e Ernesta Valle. Ce lo racconta questo momento di differenza, non solo generazionale, la studiosa Sara Zapulla Muscarà. Ciao Sara, benvenuta. Ciao a voi. Una differenza notevole fra questi strumenti di oggi, veloci, certo, ma superficiale, di cui non resteranno tracce, e invece un corposo carteggio come questo, appunto, fra De Roberto, l'autore dei Viceré, un capolavoro, e una donna raffinata, colta, come Ernesta Valle, che ci consente di seguire un dialogo meditato, intenso, che affronta innumerevoli temi, come quello appunto consegnato alla scrittura, e che è innanzitutto la storia appunto di un amore appassionato, fortemente sensuale, ma pure mette a fuoco l'ambiente letterario, teatrale, giornalistico, mondano, del gossip. Sconvolse un po' la vita, in sostanza. Sì. Io ho fatto questa sorta neanche di provocazione, ma di realtà, perché adesso tu vedi una persona mandando un messaggio, due righe, un paio di parole romantiche e via così. La bellezza per i ragazzi e di acquistare, secondo me, lo faccio per la prima volta, l'ho mai fatto, ma faccio proprio questa, ma non è neanche pubblicità, questa forma di differenza per capire come magari scrivere anche attraverso i nuovi device, con qualcosa invece di imperitura memoria letteraria romantica. E in questo si dubita sempre delle cose più belle, perché lì notate quanto è dura l'avventura. È dura ma affascinante, perché ci consente, ecco, di riflettere. Vero. Per esempio sul fatto che dubitiamo sempre di perdere le cose a cui teniamo di più, un grande amore, e che ce lo dobbiamo tenere stretto. È vero, e non essere isterici anche nei rapporti, sì, che lì duravano decadi soltanto ed esclusivamente con il corteggiamento, e questa è una vera differenza sostanziale. Ti ringrazio tantissimo, grazie per questa toccata e fuga nelle vere lettere d'amore, ne abbiamo bisogno. Ciao Sara! Grazie, kiss kiss a tutti! Che simpatica, grandissima studiosa, con due attributi metaforici pazzeschi, che si è messa in gioco in Kiss Kiss Weekend. Mondi che si incontrano, questo è un po' il nostro step, la nostra missione.